schia, piaccia, play, premi, like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milka sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi ragazzi, un glitch diciamo facilissimo, ma facilissimo se incontrate la sessione giusta, altrimenti è un cazzo per culo raga, ve lo dico sinceramente. Allora, in pratica che cosa dovete avere? Dovete avere un garage in qualunque punto della mappa, non è necessariamente un CEO, con delle LG a costo zero più una LG RH8 retro custom ovviamente, o una qualunque auto custom ragazzi, qualunque auto modificata da Bennis va bene per fare questo glitch. Poi dovete stare in sessione pubblica e avere un centro operativo ragazzi. Allora, state vedendo che si è bloccata l'immagine, perché? Perché la sessione pubblica è abbastanza buggata, ho ripetuto già svariate volte il glitch in questa sessione, quindi la sessione è abbastanza buggata. Quando prendete il vostro centro operativo ragazzi, dovete parcheggiarlo in maniera tale da non far aprire il portellone posteriore del vostro centro operativo. Quindi per soluzionare questa cosa vi dovete mettere in prossimità di un palo, una colonna, un muro, quello che cazzo vi pare a voi, in maniera tale che non si apre il portellone del centro operativo mobile. Una volta fatto questo, entrate dentro il centro operativo mobile, premete triangolo e R2 e uscite con l'auto dal centro operativo mobile. Quando siete fuori, che siete belli e respawnati, andate verso il vostro garage, ovviamente mettete il centro operativo mobile verso il vostro garage in maniera tale che siate più vicini possibili, scendete dal veicolo, non appena scendete dal veicolo il vostro veicolo sparirà. E quando avrete fatto tutto questo dovrete tornare in garage, e una volta che sarete tornati in garage dovrete prendere la vostra LG retro custom e uscire dal garage. Alcune volte ragazzi i tempi di attesa dei caricamenti sono parecchio lunghi, come ci può stare che il tempo d'attesa è di un minuto, come di 30 secondi, come di 10 secondi, se trovate la sessione, se imbroccate la sessione giusta i caricamenti saranno velocissimi, se invece trovate la sessione lercia, balorda, i caricamenti ci metteranno un po' di più a caricare, insomma, no? Anche perché dipende sempre dal livello di bug che c'è nella sessione. A questo punto ragazzi, quando avete preso la vostra LG retro custom, vi dirigete verso il centro operativo mobile, schiacciate freccia a destra e premete svariate volte X, anche perché se la premete una volta sola non vi farà entrare. Respawnerete fuori, come potrete respawnare vicino al centro operativo mobile, come potrete respawnare in culo al mondo, come potrete respawnare non così velocemente ma dopo 30 secondi, dopo un minuto, insomma. Comunque questo glitch ha i suoi bug, quindi piatevelo così com'è. Allora, una volta che siete respawnati ragazzi, dovete rientrare nel centro operativo mobile per salvare l'auto e il gioco è fatto. Una volta che avete salvato l'auto, andate nel vostro garage e mettete l'auto al posto di una qualunque LG RH8 che andrà a finire dentro il centro operativo mobile e voi sarete pronti per ripetere il glitch. Allora ragazzi, per fare questo glitch non servono targhe personalizzate, perché le targhe prendono la targa della LG che abbiamo utilizzato per fare il glitch, quindi state tranquilli, non avete bisogno di nessuna targa personalizzata. Come andremo a vedere, io ho la targa fanculo e le altre targhe sono targate in maniera diversa. Qui ce ne sono tre, ma nel video ne ho fatte vedere solo due perché altrimenti sarebbe stato troppo lungo. Detto questo ragazzi, spero che il glitch vi sia utile, lasciate un like, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti.